cercare di capire che cosa ci raccontano gli angeli. Vorrei iniziare prima chiedendomi, soprattutto quelli che mi seguono da tanto tempo, ma vi va bene questo format o preferireste un format in cui mettiamo un argomento e svisceriamo quell'argomento? Per favore fatemelo sapere scrivendo nei commenti qui sotto. Quindi per il momento continuo come facciamo di solito, andando a interrogare le nostre carte dell'angelo custode. E come sempre, dopo aver mischiato, vediamo che cosa ci consigliano gli angeli per questa settimana. La prima carta è la carta della generosità. Andiamo avanti nell'estrazione, poi vedremo cosa serve. La seconda carta è quella del bilanciamento e la terza carta è quella della volontà, un po' diverse dalle solite che stavamo estraendo ultimamente. Iniziamo dalla prima, generosità. Gli angeli ci dicono dai con il cuore. Anche questo è un concetto molto importante, perché tutte le volte che noi diamo con il cuore, come vi dico spesso anche a proposito del perdono, quello che noi mandiamo all'universo ci ritorna amplificato. Quindi essere generosi, non stare chiusi in se stessi, perché la generosità non significa soltanto dare denaro o dare o fare dei regali concreti. La generosità anche è un regalo dell'anima, quindi magari occuparsi di più di una persona che ha bisogno, anche questa è una forma di generosità, perché è un po' come buttare il cuore oltre i nostri ostacoli. E in effetti gli angeli ci dicono che attraverso la generosità quello che ci arriva è l'equilibrio, quindi ci armonizziamo. Vedete che questa carta ha due colori, si basa su tre colori, ma fondamentalmente il blu di fondo, che è un contatto con il divino, e il rosso, che è l'azione, quindi è la concretezza unita al divino che ci porta il bilanciamento perfetto, perché noi siamo con i piedi per terra, perché siamo degli incarnati, l'esperienza dobbiamo farla qui, ma con la testa nel cielo. E l'altra carta che esce è quella della volontà, e gli angeli ci ricordano che senza volontà niente può accadere nella nostra vita e che noi dobbiamo prenderci la responsabilità di come agiamo e come ci comportiamo. Spesso ci facciamo trascinare un po' dalle abitudini, dai giudizi degli altri, dai condizionamenti. Invece il cerchio si chiude qui, si chiude con, inizia con la generosità, finisce con la volontà e si uniscono come tutti i cerchi, non c'è inizio, non c'è fine, dove incomincia la generosità finisce e arriva la volontà e viceversa. Sembra un discorso un po' complicato, un po' faraginoso, ma non è così. Nel senso che se abbiamo voglia di metterci in gioco, tiriamolo dal fondo, abbiamo voglia di metterci in gioco, perfetto, allora possiamo dare con il cuore e quello che otteniamo è un perfetto bilanciamento. Per oggi vi saluto, vi ricordo che questo video finirà sul periodo di Imbolc, sull'evento di Imbolc, gli 8 eventi magici dell'anno, e quindi Imbolc ci porta a riflettere, ci porta a riconsiderare chi siamo, quindi vi auguro di riuscire a connettervi con voi stessi per formulare anche nuovi obiettivi, nuovi modi di essere, nuovi modi di fare. Come sempre vi incoraggio ad andare sul mio sito, così vedete quante belle cose sto proponendo. Vi ricordo, se ancora non vi siete iscritti, di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella, così sapete in anticipo quando io